di silenzio per le vittime del coronavirus, 14 decessi nella provincia di Prato dall'inizio dell'emergenza. Aumentano i tamponi, emergono nuovi casi, ma il sistema di cura in Toscana regge, a fine aprile potrebbe arrivare la tregua. La nuova app della polizia servirà anche per segnalare casi di violenza domestica. Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Anche Prato oggi a mezzogiorno si è osservato un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus. Il sindaco Matteo Biffoni con la fascia tricolore ha rappresentato tutta la città davanti al municipio, dove sono state poste le bandiere a mezz'asta in onore delle vittime del coronavirus e in segno di solidarietà verso tutte le comunità, specialmente quelle più duramente colpite dall'emergenza sanitaria. Per sapere di più passiamo la linea a Dario Zona. Sì, buongiorno, sono a mezz'asta le bandiere del Palazzo Comunale a Prato in segno di solidarietà verso le vittime del coronavirus, un'iniziativa voluta da ANCI in tutti i comuni italiani a sottolineare anche la solidarietà verso le comunità più colpite in termini di lutti. A Prato sono 14 le vittime, a Prato e province quasi tutti i comuni pratesi hanno pagato dazio con alcune vittime. Le ultime ieri, due, un uomo di 86 anni residente a Cantagallo e una donna di 94 anni, ospite della RSA di Comeana. Salgono dunque a 5 le vittime nella casa di riposo per anziani carmignanese. Dicevamo dei decessi, ricordiamo anche gli ultimi dati relativi al bollettino della regione. Ieri 290 nuovi casi in Toscana e il totale dei casi positivi a Prato e provincia è salito a 196. Dicevamo delle bandiere a mezz'asta, c'è stato anche un minuto di silenzio con il sindaco Matteo Biffoni che è uscito dal Palazzo Comunale con la fascia tricolore per osservare un minuto di silenzio, a fare da cornice una piazza del comune deserta e i rintocchi della campana della risorta di Palazzo Pretorio che hanno risuonato come avvenne anche per l'11 settembre del 2001 con la strage delle Torri Gemelle. Ascoltiamo una dichiarazione del sindaco Biffoni al termine di questa cerimonia. Il sindaco ha ricordato anche le vittime e alcune storie particolari. Il lutto delle famiglie doppio per il fatto di non poterle ricordare con i funerali e alcune di loro che hanno chiesto ai sanitari una foto dei loro cari per un ultimo ricordo. Ascoltiamo il sindaco. Ci è sembrato giusto a un certo punto fare un momento di riflessione, un momento che vuole essere anche di vicinanza a tutte quelle persone che in questo contesto perdono i loro cari e fanno anche fatica a salutarli perché sono sospese le cerimonie, perché noi all'ospedale non ti puoi avvicinare. Qualcuno di loro ci hanno raccontato di persone che hanno chiesto ai medici, agli infermieri di fare le fotografie alle loro persone care perché non l'hanno potuta rivedere prima della sepoltura o della cremazione. Insomma, si sta parlando di situazioni oggettivamente irripetibili e quindi ci è sembrato giusto a un certo punto mandare un messaggio di vicinanza. Può valere per quello che può valere, ma è perché davvero sentiamo addosso il peso di una comunità che insomma fa fatica e soffre. C'è ancora molto da fare, ancora non siamo fuori dalla situazione, siamo ancora in mezzo all'uragano, però sono sicuro che con attenzione, passione, fatica ne usciremo e torneremo finalmente a vivere la nostra vita normale per quella che sarà. Aumentano i tamponi, emergono nuovi casi, ma il sistema di cura in Toscana regge. A fine aprile potrebbe arrivare la tregua, è quanto emerge dalle elaborazioni dell'Agenzia Regionale di Sanità.
L'Agenzia regionale di sanità ha elaborato alcuni dati relativi al coronavirus in Toscana. Sono saliti da 3 a 13 laboratori di microbiologia per analizzare test specifici Covid-19. Questo ha notevolmente ampliato la capacità di effettuare tamponi su tutto il territorio regionale. Siamo passati da una media di 114 tamponi giornalieri nella settimana dal 1 al 7 marzo a 1045 tamponi nella settimana dal 15 al 21 marzo e a ben 1968 tamponi giornalieri nella settimana appena conclusa. L'aumento dei tamponi effettuati ha ovviamente portato ad intercettare un numero crescente di casi. Al 29 marzo erano 4.122 i casi totali accertati in regione, 11 casi ogni 10.000 abitanti, contro i quasi 41 della Lombardia e i 16 della media italiana. All'interno della regione l'epidemia sembra circolare in modo differenziato nei territori. L'ASL Toscana Nord-Ovest è senza dubbio la più colpita, 14 casi per 10.000 abitanti, soprattutto le province di Massa Carrara e Lucca, mentre l'ASL Toscana Sud-Est e l'ASL Toscana Centro, che include Prato, hanno entrambi poco più di 9 casi per 10.000 abitanti e anche l'iniziale criticità della provincia di Pistoia sembra superata. L'incremento medio giornaliero dei nuovi casi nell'ultima settimana è stato del 12%. Il 55% dei casi sono maschi con un'età media di 59 anni, solo il 14% ha meno di 40 anni. Riguardo allo stato clinico registrato al momento della positività, il 10% è risultato asintomatico, quasi il 30% ha condizioni cliniche lievi, il 33% severe, quasi il 5% gravi, quasi un malato su 3 almeno una patologia cronica. Nell'ultima settimana emerge una quota di casi sempre più alta in condizioni lievi. Qualche considerazione deve essere fatta anche sui deceduti, che a ieri erano 213 più due cittadini non toscani deceduti nella nostra regione. La letalità è oggi in Toscana del 5,2% contro il 15,4% della Lombardia, l'11% dell'Emilia e della media italiana. Ci sono differenze marcate tra le ASL toscane, con l'ASL Nord-Ovest dove si riscontra una letalità del 6,8%, l'ASL Toscana Centro con una letalità del 4,8% e l'ASL Sud-Est con una letalità del 2,1%, in cui sono presenti 3 casi e in generale molti più casi asintomatici. Nel corso dell'epidemia si sono inoltre contratti i tempi dell'insorgenza dei sintomi, allungati quelli tra ricovero e decesso. La percentuale dei ricoverati sul numero dei casi positivi si sta riducendo in Toscana, si è passati dall'iniziale 50% all'attuale 33%, anche come conseguenza dell'emergere di casi lievi. Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva oltre 270 pazienti, numero stabilizzato negli ultimi giorni. Sono attualmente disponibili in Toscana 344 4 posti letto intensivi e 29 subintensivi. Probabilmente verso la fine di aprile si verificherà il momento in cui avremo pochi nuovi casi al giorno, ha detto Fabio Voller, coordinatore dell'Osservatorio di Epidemiologia dell'Agenzia Regionale di Sanità. Per quanto riguarda i ricoveri e le terapie intensive, avevamo ipotizzato la fine di marzo come il momento più critico per i tassi di occupazione e in effetti dal 25 di marzo i dati si sono fortemente stabilizzati, ha concluso. 554 persone controllate, di cui 27 sanzionate per non aver rispettato i divieti di spostamento del governo e altre 3 denunciate per altri reati. È il bilancio delle verifiche condotte ieri dalle forze dell'ordine sulle strade cittadine della provincia per vigilare sul rispetto dei decreti governativi e contenere la diffusione del coronavirus. In totale salgono quindi a 7.125 soggetti controllati. Di questi 535 sono le persone denunciate a vario titolo, 108 quelle sanzionate e 3 gli arresti. Sempre ieri sono stati ispezionati anche 314 esercizi che fanno risalire a 6.245 le attività controllate ad oggi. In totale è stato denunciato un titolare, mentre altri 2 sono stati sanzionati a livello amministrativo. L'emergenza coronavirus tiene milioni di persone a casa in tutta Italia, ma in questo periodo possono acuirsi i casi di violenza domestica. Per questo la polizia ha messo a disposizione delle vittime un'app. Youpol si aggiorna e si amplia. L'app che mette il cittadino in contatto diretto con la polizia servirà anche per segnalare casi di violenza domestica. A causa delle restrizioni che costringono in casa milioni di persone in questo periodo, possono infatti acuirsi fenomeni di litigi, maltrattamenti e violenze all'interno delle mura domestiche. L'app, ideata per contrastare bullismo e spaccio di droga nelle scuole, è in grado di trasmettere in tempo reale messaggi e immagini agli operatori di polizia. Le segnalazioni sono georeferenziate per permettere alla polizia di risalire direttamente al luogo della segnalazione. Dall'app è inoltre possibile contattare il numero unico di emergenza, il 112. La segnalazione può essere effettuata anche da testimoni diretti o indiretti, inviando un messaggio, foto o video anche in forma anonima. Youpol, l'app della Polizia di Stato contro bullismo e droga, da oggi prevede nuovi servizi. Per contrastare il contagio da Covid-19 abbiamo l'obbligo di restare a casa.
YouPol può aiutarti nei momenti di difficoltà. Se vuoi segnalare un episodio di violenza domestica, ora puoi farlo. Passiamo agli esempi. Se vuoi segnalare un episodio di bullismo, puoi scrivere e magari inviare una foto. Se vuoi segnalare un episodio di spaccio, puoi scrivere e inviare anche una foto. Se sei vittima o testimone di un episodio di violenza domestica, puoi scrivere e inviare foto. YouPol, l'app della Polizia di Stato. Se gli studenti non vanno a scuola, la scuola ad andare da loro. Il nostro viaggio nel mondo della didattica a distanza, adottata da tutti gli istituti pratesi di ogni ordine e grado, e dal Ministero arrivano 340.000 euro per la digitalizzazione delle scuole della provincia di Prato. Dalle scuole paritarie arriva l'allarme: questa emergenza sanitaria rischia di diventare un bagno di sangue per quelle realtà che si reggono grazie alle rette. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, come state? Bene. È questo il buongiorno che i professori e gli studenti italiani si danno ormai da un mese a questa parte. La classe si forma in maniera virtuale, Petrarca, le divisioni e l'analisi del periodo passano attraverso i cavi della fibra. Tutti gli istituti pratesi di ogni ordine e grado hanno attivato la didattica a distanza. Se gli studenti non possono andare a scuola, è la scuola che va da loro. Il Ministero dell'Istruzione ha stanziato quasi 300.000 euro per la provincia di Prato, parte di un finanziamento nazionale pari a 85 milioni, per consentire alle scuole di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali adeguati, di formare i docenti e di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali per accedere alle lezioni a distanza. Perché il problema è quello, l'emergenza sanitaria ha messo in evidenza la differenza di condizioni. Alcune famiglie non hanno un computer, altre semplicemente non hanno una connessione veloce. Ed è un problema che le scuole pratesi hanno dovuto fronteggiare subito, all'inizio di marzo, ben prima che il Ministero stanziasse i soldi. Non sappiamo, ci sono molti istituti, specialmente quelli inseriti in contesti socio-economici particolarmente svantaggiati, in cui queste risorse, ecco, non sono sufficienti per l'acquisto del materiale. Molte scuole di Prato stanno lavorando su dispositivi che già possiedono nelle scuole, quindi visto che comunque le scuole sono attualmente chiuse, si stanno organizzando per distribuire dispositivi digitali e tecnologici posseduti già dalla scuola. Faccio un esempio di computer portatili dei laboratori, per esempio, e così via. La scuola italiana aveva avviato un percorso di scuola digitale da anni, ma in queste settimane ha fatto quello che per anni non si è fatto, no? Pace non trovo, cioè non trovo la pace e non ho motivi per fare guerra. Allora, spegnete tutti il video in questo caso, avete il permesso, perché così alleggeriamo la connessione. 2 fa 88. Brava, poi? 2 fa 44. Ok, poi? 2 fa 22. Brava. Una cosa positiva da sottolineare sono proprio i nostri studenti, l'atteggiamento dei nostri studenti, che sono straordinari. Hanno imparato a tempo di record come funzionano i programmi, le applicazioni che utilizziamo per fare gli esercizi e per fare lezione la mattina, seguono, fanno domande, scrivono, ecco, credo che senz'altro questa situazione li abbia responsabilizzati. Per le scuole paritarie l'emergenza coronavirus rischia di diventare un bagno di sangue. A San Nicolò, peraltro, la didattica a distanza è stata adottata precocemente, grazie ad un proficuo scambio di informazioni, 2 settimane prima la sospensione delle lezioni, con 2 scuole paritarie di Bergamo e di Milano, che invece già si trovavano nel piano dell'emergenza. Questa emergenza sanitaria
rischia di essere particolarmente penalizzante sulla scelta educativa delle scuole paritarie che fanno tante famiglie. Auguriamo da questo punto di vista che le autorità, il governo centrale, gli enti locali aiutino le famiglie e quindi le scuole che vivono con le rette che le famiglie danno. Passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Una buona giornata e bentrovati. Come possiamo vedere dal satellite, una situazione piuttosto dinamica con una perturbazione sulla Spagna e un fronte che ci sta interessando, portando aria piuttosto fredda da nord. Per quanto riguarda quindi la giornata di oggi, dopo una mattinata molto variabile con locali precipitazioni e residue nevicate in Appennino, si va verso un miglioramento pomeridiano a partire dalle zone più settentrionali, accompagnata da ancora da venti di grecale piuttosto sostenuti e soprattutto piuttosto freddi. Le temperature infatti nel pomeriggio si manterranno attorno a 10 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ma più in generale anche poi per il resto della settimana, il tempo tornerà a ristabilirsi, avremo giornate in prevalenza soleggiate, ancora accompagnate da venti orientali e soprattutto piuttosto fredde, in particolar modo in mattinata con locali gelate. Nel pomeriggio per domani non ci discosteremo troppo dai 10-12 gradi. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, augurandovi una buona giornata. Ed è tutto anche per noi, il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20.30, vi ricordiamo che alle 17.30 ci sarà in diretta dal Duomo di Prato la recita del Rosario e la Santa Messa. I riti a porte chiuse saranno celebrati da Don Carlo Geraci, parroco di Santa Maria della Pietà. Grazie per averci seguito e arrivederci.